Buongiorno, benvenuti alla prima puntata del nostro corso sull'impaginazione grafica del testo attraverso l'uso di LibreOffice Writer. Il video verterà soprattutto sull'acquisizione degli strumenti e dei materiali necessari a seguire il corso. Vediamo come reperirli. In Google scriviamo LibreOffice e vedremo che come primo risultato dovrebbe essere quello del sito ufficiale. L'indirizzo del sito ufficiale, ci cliccate sopra. Vi apparirà la home page e premete sul tasto Scaricate ora. Vi porterà alla pagina del download, dove troverete l'ultima versione che si chiama Fresh, che è quella stabile. È attualmente la versione 6.2.0. Potete ottenere, essendo LibreOffice un software libero, sia la versione per Windows, come in questo caso, che quella per Mac, quella per Linux o un lettore anche per Android. Basta cliccarci qua sopra e cominciate il download. Ci vorrà un pochino perché sono circa 300 mega. Una volta ottenuto, otterrete un file .msi per chi è in Windows. Ci cliccate sopra due volte e vi si installerà il software. Io ho scaricato anche un piccolo file da circa 2 mega, che è quello dell'help, lo vedete qua sotto, e l'help nel caso non foste online, cosa che attualmente è difficile. Un appunto per quel che riguarda le versioni, il corso è base, potete utilizzare tranquillamente anche versioni precedenti, quali la 5, o sicuramente, sono convinto, anche versioni successive, se vedete questo video nel futuro. Allora, andiamo a vedere come apparirà LibreOffice una volta aperto. Eccolo qui, questa è la suite completa, tra cui noi utilizzeremo solo il software Writer, per cui per avere un nuovo file Writer, basta cliccare su Crea documento Writer e apparirà in tutta la sua bellezza il nostro software che andremo a spiegare nelle puntate successive. Allora, per avere un buon risultato grafico, è necessario scegliere anche bene uno degli elementi di base del testo, cioè i caratteri, chiamati anche font. Il carattere è un prodotto di design complesso, spesso sottovalutato, che però vale la pena di conoscere un po'. Faremo questa conoscenza attraverso un sito semplice che presenta la problematica in maniera chiara e immediata e vi introduce tranquillamente nell'argomento. Il sito si chiama Grafigata e lo vedete qua, troverete anche il link in calce. Qui ci sono dei manuali che vi spiegano cos'è un font, come sceglierlo e come abbinare i font per avere un risultato decente. Andiamo a vedere un attimino cosa ci dice come introduzione. Ci dice, ad esempio, qua abbiamo un'introduzione sulla suddivisione principale dei tipi di font, che sono semplicemente due, sono quelli cosiddetti graziati, cioè che hanno queste lineette alle estremità, o quelli invece bastoncino, che non li hanno. In inglese vengono usati i termini serif e, no, e sans serif. Vediamo quali sono gli elementi di un font. Gli elementi di un font sono inizialmente e soprattutto le altezze. Andiamo a vederle. Questo schema è abbastanza semplificativo. E le altezze possono essere l'altezza delle lettere minuscole, che solitamente fanno riferimento alla lettera X, che si chiama occhio ed è importante, o diciamo la differenza di quota, l'altezza tra la quota dell'asta discendente, ad esempio quella della P, e dell'asta ascendente, in questo caso la L. La differenza tra queste due linee verdi viene chiamato corpo. È importante conoscerlo perché il corpo è quell'elemento che possiamo definire attraverso il nostro software. Ad esempio, se noi scriviamo qualcosa, ad esempio 0,35, possiamo cambiare quello che per noi è l'altezza del corpo, ma in realtà non è altro che il corpo, cioè la distanza tra i discendenti e gli ascendenti. Eccolo qua, ad esempio, un corpo possiamo metterlo 10. Ho messo 0,35 perché il corpo viene misurato non in millimetri, ma in punti tipografici che sono equivalente, grosso modo, a 0,035 mm. Fatto sta che questo testo, avendo un corpo 10, dovrebbe avere una dimensione circa fisica di 3,5 mm. Questo non è vero perché il corpo del testo varia a seconda del font, o meglio, l'altezza assoluta del corpo del testo varia a seconda del font, quindi un'area potrebbe essere 3,5 mm, come un Times New Roman potrebbe essere più piccolo. Questo per quel che riguarda queste caratteristiche principali del testo. Andiamo a vederne altre. Ad esempio, scopriremo che i termini tecnici, scopriremo che i font hanno degli orecchi, hanno delle braccia, hanno dei colli e delle gambe,
E poi andiamo a vedere alcune altre particolarità, ad esempio quelle che riguardano il contrasto. Il contrasto cambia da font a font, è il designer che decide quanto sia il rapporto tra le linee strette e le linee invece più spesse di un font. Vedete qua, questo è molto stretto e invece qua c'è poco contrasto perché è molto simile la linea superiore a quella laterale. Vediamo un po' anche un'altra altezza che abbiamo visto precedentemente, in realtà, che è quella dell'occhio, le altezze delle minuscole che era soprattutto realizzata attraverso l'altezza della lettera X, può cambiare da font a font. Quindi vedete che a parità di corpo un font come il Verdana ha un occhio, cioè le lettere minuscole sono molto più alte che non altri font, ad esempio il Bodoni che ne ha molte basse, anche il Garamond vedremo avrà la stessa caratteristica. Altra particolarità è la distanza tra le varie lettere, che si chiama kerning in inglese in generale, ma in Italia si chiama crenatura, o la distanza, come qua sotto, tra le varie parole. La distanza tra le parole si chiama tracking. In realtà, per quanto riguarda l'italiano, basta usare il termine spaziatura. Quindi il font è qualcosa che ha delle caratteristiche particolari. Lo vedremo ancora meglio perché nel nostro testo di prova useremo proprio quello che riguarda il tipo di carattere da Wikipedia. Andiamo a selezionare il font che ci servirà per il nostro corso. Ho deciso di utilizzare questo font, è il Fira Sans ed è un font free, quindi anche questo un software libero, un font libero ed è un font che è stato commissionato dall'associazione, anzi meglio dalla società Mozilla, che è quella di Firefox per capirci, a uno dei più grandi designer del mondo che si chiama Eric Spickerman. È un font bastoncino, è un font nato per il web, ma che funziona sorprendentemente bene anche per quel che riguarda la stampa. Potete ottenerlo andando in questa pagina e scrollando in giù, eccolo qua, pesa poco come tutti i font, ma vi insegno un metodo più generale, perché così con questo metodo potete ottenere anche altri tipi di font che possono piacervi. Andiamo in Google, scriviamo Google Font, Fonts con la S, ed otteniamo come primo risultato la pagina di Google Font, è in inglese, non penso che si possa fare in italiano, ma non cambia nulla. Noi adesso andremo a cercare quel famoso Fira Sans. Lo scriviamo qua in alto a destra, lo vedete, scriviamo Fira Sans e automaticamente vi appare qua tra i primi risultati. Il primo in assoluto è proprio il Fira Sans, potete cliccare qua sopra per selezionarlo, potete anche andarci a dare un'occhiata dentro, perché il Fira Sans è un Fira che come potete vedere ha moltissimi caratteri, anche cirillici da questo punto di vista qua, ed è formato da 16 stili. Gli stili cosa sono? Ad esempio c'è il Sira Fans, quello fin, che è molto fine, ci sono quelli light, ci sono quelli normali, quelli grassetto, si chiamano bold, quelli semigrassetto e così via. Una volta che l'avete selezionato, come avete visto o qui o come avete fatto precedentemente, quando era ancora nella pagina di ricerca, sotto qua vi appare un menu sul quale cliccate e vi apparirà questa finestra che vi dà alcune caratteristiche, ma soprattutto vi dà la possibilità di fare il download. Cliccate qua sopra e otterrete il file. Il file di solito è un file .zip, quindi un file compresso che ne contiene degli altri. Vi faccio vedere cosa dovrebbe scaricarvisi. Dovrebbe scaricarvisi questo file qui, Fira File Master, che è aperto, ha contenuto dentro due sottocartelle. Quella che ci interessa è quella del Fira Sans 3105. Ci clicchiamo, dentro c'è una sottocartella. I due file .glibs non sono importanti per ora. Andiamo a cliccare su OTF, che significa semplicemente che è il tipo di file utilizzato per questo font, cioè un Open Type File. E qui finalmente abbiamo tutti i 16 tipi di carattere. Per installarli in Windows basta selezionarli, tasto destro installa. Per quel che riguarda invece il singolo font, se volete potete cliccarci sopra, tanto per vedere di cosa si tratta, e installarne uno a uno. Nel momento che l'avete fatto, quindi dovrebbe apparirvi nella vostra lista di font. Vi raccomando di riavviare LibreOffice. Bene, con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.